anche perché noi sostenemmo nel seminario che la musica è assolutamente gemella della filosofia. Se voi vi riflettete, la filosofia e la musica sono le due scienze più astratte, più metafisiche, più impalpabili, più ingovernabili. Per esempio, la filosofia non è quella che voi leggete nei testi, quella è la risultante, dattiloscritta, di discorsi, di prese di posizioni che i grandi filosofi fecero. E quindi questo ci fa dire che quando leggiamo, per esempio, Platone, e ne rimaniamo sconvolti, figuratevi cosa poteva essere udirlo parlare, prendere posizione. La filosofia è dialettica, difatti la filosofia di Platone si inserisce in un contesto che è il dialogo, ricordate, i dialoghi di Platone, quindi la filosofia è dialettica, è legata all'eloquio e alla struttura grammaticale dell'eloquio e si esprime, si palesa nella dialettica. Quindi la filosofia non nasce per essere trascritta e diventare dogmatica, la filosofia nasce come discorso, legein, logos, e quindi il verbo. Il filosofo era colui che, dopo aver molto contemplato, dopo aver approfondito e sviscerato la propria natura profonda e dopo aver scoperto le misure che costituiscono la propria struttura ontologica, il filosofo si azzardava coraggiosamente a fare un discorso sul rapporto tra l'anima e il corpo, tra l'anima e lo spirito, tra lo spirito e l'assoluto e via dicendo, fino a evocare tutti i rapporti gerarchici tra densità della materia ed assoluto. Quindi la filosofia è astratta, è metafisica, si consuma nel tempo, non ha bisogno di un supporto, e così la musica è l'unica arte che non ha bisogno di niente, basta un corpo, una sorgente sonora e basta una voce. Infatti se voi togliete della musica classica la vocalità, la coralità, beh insomma togliamo molto. Figuratevi Requiem di Mozart senza il coro trionfante, o pensate Samuel Barber Adagio for Strings senza il coro, e figuratevi come le musiche che adesso vi faremo analizzare e sentire, senza la voce umana cosa sarebbero? Sarebbero potenti lo stesso certamente, ma meno efficaci. Quindi filosofia e musica gemelle. E difatti per logica, se avessimo ricevuto un'educazione musicale di rilievo, saremmo stati naturalmente sospinti verso la filosofia. Così come se avessimo ricevuto un'educazione filosofica, perlomeno platonica e neoplatonica, perlomeno pitagorica e neopitagorica, quella è la vera filosofia, saremmo stati tutti quanti sospinti alla celebrazione e alla riconoscenza del suono come entità causativa e causale dell'universo. Quindi vedete, vi sono dei gemellaggi tra musica e filosofia. Chi comprende la filosofia comprende la musica e viceversa.